Thank you Benvenuti a questo nuovo appuntamento con video analisi on demand. Se siete già in posizione o pensate di aprire un nuovo trade, scrivetemi, scrivetemi, dite via email o commentate il video se lo state vedendo su YouTube, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, scrivetemi via Telegram come voi preferite. Meglio mi dite Renato, mi fai questa analisi, mi fai l'analisi su questo titolo, strumento. Cambio, cross, tutto quello che volete, davvero indice sono a vostra disposizione. Se avete già delle posizioni in corso oppure, perché questo è un servizio che ha come finalità essere di supporto operativo. Alle vostre operazioni non servizio segnali, quindi sono giusto un supporto operativo. Magari le analisi e chi nasce che uso io possono confermare o meno quello che già voi avete state operando, quello che state già facendo. Sotto di me vedete già la lista, la mia watch list, la lista preferiti di oggi, sono quelli che voi mi avete chiesto di analizzare, poi vedremo in, nella seconda parte anche come si sono, se i top investor all'interno della piattaforma di Toro sono posizionati sull'euro alla vigilia. Di questo appuntamento di domenica prossima con le elezioni in Francia, che dopo ciò che è successo ieri in Inghilterra, chissà che cosa avvedrà, insomma, si aggiunge un 2017 car caratterizzato da elezioni politiche, quindi incertezza allo stato assoluto, perché è difficile controllare, insomma, quella che è la volontà, poi la popolare o meno. Abbiamo visto l'anno scorso Brexit e poi Trump, Mr. T. Allora, comincio subito con. Criptovalute, mi avete chiesto queste criptovalute che chi già opera probabilmente sa, sono abbastanza volatili, oscillazioni forti, questo è Ethereum che è praticamente l'evoluzione del Bitcoin e graficamente non è che ci sia molto da dire, i dati a disposizione non sono neanche tanti, c'è questo trend. Ma qui veramente fate attenzione, sono degli strumenti che possono avere, non so, probabilmente chi già opera li conosce, delle esplosioni al rialzo. L'impostazione attualmente vede, ma è difficile con i pochi dati che ho a disposizione, è un trend rialzista, dice il grafico Chinasci. Chiaramente siamo in un livello di possibile risalita e siamo qui a testare adesso questo livello da dove con questa candela rossa era poi partita una correzione. Questi sono i grafici Toro i Toro che ringrazio, è partner di questa video analisi on demand. C'è sempre la lettera I eh, sopra la mia testa, da lì vi rimando al mio sito internet anche per avere informazioni. Aprire un conto con i toro. Insomma, trovate tutte lì le info necessarie. Ethereum, questa è la sua impostazione. Se andiamo a vedere proprio poi il BTC per eccellenza, la criptovaluta per eccellenza, Bitcoin, allora qui il trend, vedete le escursioni di prezzo che ci sono eh, micidiali abbastanza eh, forti. Candele rosse e verdi, qui c'è un'incertezza, un, un non... trend di fondo al rialzo però siamo qui, eh, direi che una maggiore forza alla rottura, la violazione di questi livelli verso i 1270, eh, ora c'è attesa, vedete proprio mercato fermo, quindi anche quando i grafici, quando vedete situazioni poco chiare, vuol dire che i grafici ci stanno dicendo che forse in questo momento è meglio stare fermi, non operare, non è obbligatorio, non è assolutamente obbligatorio essere operativi. Io di fronte a una situazione... Di questo genere, io personalmente starei fermo. Poi quando parlo di criptovalute, eh, ancora le oscillazioni possono essere più forti. Silver, Silver, molti di voi hanno detto Renato, come è finita la candela rossa? È stata confermata o no? Perché già l'avevo fatto vedere nella video analisi on demand. C'è, 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 confermata la candela rossa. Gold ancora no, con cui lo strumento è fortemente correlato. Eh, c'è la candela rossa su un livello. Che guardate la precisione. Qui era stata quasi la stessa zona di resistenza. Se io vado a estendere indietro la linea, guardate era l'ex supporto violato e diventato resistenza, resistenza, resistenza. Quindi insomma, trend che cambia per quanto riguarda il silver diventa al ribasso. Quindi il grafico. Chi nasce analisi, mamma mia umile non vuol dire che è la Bibbia del trading. Ci tengo sempre a chiarirlo. È però c'è. Cioè, questo momento se state pensando delle operazioni a ribasso questa analisi questa mia analisi eh, conferma la vostra view se siete al rialzo eh, valutate voi non è detto che io sia quello dalla parte corretta giusta assolutamente dal silver andiamo al petrolio ancora quindi materie prime e c'è la candela rossa c'era già stata qui quella piccolina candela rossa adesso è stata proprio confermata siamo sulla resistenza dove il rialzo Successivo Conseguenziale all'accordo OPEC di fine novembre, il 25 maggio si riuniscono nuovamente perché lì fu deciso un accordo, un taglio della produzione di sei mesi, i primi sei mesi dell'anno. A fine maggio devono adesso con l'Arabia Saudita che sta spingendo per un rinnovo di altri sei mesi. Ma dipende anche molto che fa lo scelgo. Oil americano che è l'alternativa che hanno scoperto lì negli Stati Uniti per rendersi indipendenti dal petrolio e quindi tutti questi tagli della produzione. Ma il petrolio in America continuano a inondare il petrolio, il mercato di petrolio, magnifica tutto quello che è lo Sforzo dei paesi OPEC e 11 paesi non OPEC, tra cui la Russia in primo luogo. Graficamente ci sono i presupposti per, una, per un ribasso, sempre come prendendo come riferimento questa resistenza. Attenzione oggi ai dati sulle scorte di petrolio attese nel pomeriggio. Da Oil passiamo a titoli americani Tesla qualcuno di voi ha notato e mi ha chiesto notizie su questa candela rossa sui massimi, vedete il grafico di Tesla allora la mia analisi che non è ripeto infallibile candela rossa sui massimi assoluti è un segnale a ribasso perché non c'è, io solitamente la candela rossa ai chinashi da sola non mi dice nulla così come la candela verde la candela rossa deve essere confermata dalla presenza di una zona di resistenza candela verde di un supporto una candela rossa sui massimi, dove faccio dove vedo se siamo su una resistenza, se siamo sui massimi, non ci sono livelli, in passato non ha mai toccato quel livello, quindi diventa difficile. Allora, in questi casi, ricordiamoci che siamo sui massimi storici, quindi c'è un trend decisamente fortemente al rialzo. Candela rossa, prima o poi potete anche dirmi dovrà correggere, non può salire all'infinito. Questa è l'impostazione, mai mettersi contro il mercato, quindi eventualmente non speculare al ribasso, ma su Eventuale rottura di questa resistenza che significa nuovi massimi per il titolo. Ricordatevi anche che siamo in periodo di trimestrali. Prima di prendere posizione informatevi la data, sulla data in cui verranno rilasciati i dati. Mi avete chiesto due situazioni euro contro euro, proprio nei giorni che precedono il eh, voto presidenziale in Francia, quindi altamente incerto. Eur-Audi. Eh, ha disegnato ieri questa candela verde Euro AUD dipende dai rapporti di forza di euro-dollaro e dollaro australiano contro dollaro quindi Euro AUD è una diretta matematica conseguenza della quotazione di euro-dollaro e i rapporti di forza euro-dollaro e australiano-dollaro l'australiano -dollaro. Australiano dollaro ha invertito il trend. Sembrava partito a 0,75 a supporto. Il, I verbali dell'ultimo meeting hanno preoccupato insomma, gli operatori che hanno cominciato a liberarsi di australiano e Euro Audi per salire. Può salire perché l'euro sale contro dollaro o perché l'australiano, quindi se l'euro Audi l'euro si apprezza nei confronti dell'australiano, quindi se l'australiano scende euro-dollaro fermo, euro Audi sale per effetto del movimento a ribasso dell'australiano. E qui ora abbiamo un euro che sta salendo contro dollaro, l'australiano cede contro dollaro, e qui vedete l'effetto amplificato su questi cross dove non c'è il dollaro perché proprio tendono a moltiplicare. L'effetto tra i due da cui deriva la quotazione non ha ancora violato questa resistenza. Non c'è stata la violazione della resistenza qui in aree 1.42 e 28, però già questa candela verde non è che faccia pensare. Ed era anche un bel livello dove prima era il supporto, vedete, adesso era diventata resistenza. Euro Yen chiedete anche vediamo subito la situazione Euro Yen ha disegnato candela verde ai vedo che molti di voi seguono anche i grafici ai candela verde confermata su un livello che andiamo a vedere è in qualche modo una zona dove qui in precedenza è stata resistenza, qui resistenza e anche supporto, quindi direi che è anche convalidato da un punto di vista grafico, se poi andiamo ancora più indietro no, non ha senso andare ancora più indietro, insomma, possibile inversione di rotta dell'euro yen, però ricordo, tenete bene a mente euro, situazione euro alla vigilia del voto in Francia, quindi qui euro yen, la, la quotazione di euro yen come per euro Audi... Dipende dai rapporti di forza euro-dollaro contro dollaro-yen. dollaro -yen. Dollar yen è debole, in questo momento l'euro-dollaro sta salendo, quindi euro-yen in questo momento sta seguendo più la forza di rialzo dell'euro-dollaro. Se voi moltiplicate in qualsiasi momento, fate euro-dollaro, vedete la quotazione euro-dollaro, moltiplicate per dollaro-yen, in qualsiasi momento avete euro-yen. Quindi questo per darvi un po' il senso del discorso che faccio prima, rapporti di forza. Non sappiamo in anticipo se l'euro-yen seguirà l'euro-dollaro o il dollaro-yen, dipende appunto se l'euro-dollaro... In un dato momento X del mercato è fermo e il dollaro yen viene giù, l'euro yen seguirà il movimento a ribasso del dollaro yen, al viceversa, al contrario invece, se il dollaro yen è fermo. Poco fa alle 11 c'è stato il dato sull'inflazione europea, uscì un dato che faceva schizzare al rialzo l'euro dollaro, il dollaro yen era fermo perché non interessa il dato sull'inflazione europea. Euro yen sarebbe schizzato, avrebbe seguito il movimento a rialzo della. Moneta nostra nei confronti del dollaro, quindi fate sempre molta attenzione. Se operate sui cross dove non c'è dollaro, dovete fare una tripla analisi: quella sul cross dove non c'è il dollaro e quella da dove, in questo caso, per esempio, euro-dollaro e dollaro-yen. Fate sempre molta attenzione. Andiamole a vedere i migliori traders di Toro: come si stanno? Abbiamo visto ieri che non c'erano ci... posizioni, almeno tra quelli che io vedete potete fare in qualsiasi momento persone da ovunque, tutto il mondo. Mercati, mettiamo valute. Durante, mettiamo questa volta, gli ultimi due anni, eh, vediamo chi sono, eccoli qui, e cominciamo a vederli uno alla volta se all'interno del loro portafoglio, per caso, hanno aperto, niente da fare. Cioè, Kowalski, che spero che la pronuncia sia corretta, sta speculando sul rialzo, ed è un rialzo su Silver che contrasta con quello che ho fatto vedere poco fa, l'impostazione Aikinashi. Vediamo anche MOVAT, chiedo scusa se non pronuncio correttamente, Euro-Dollaro, short, eccolo qui, è in vendita, vendita a questa operazione aperta sull'Euro-Dollaro. Abbiamo trovato qualcuno che quindi è in posizione. Altro top investor, andiamo subito, portafoglio, portafoglio, nulla, non c'è dollaro. Alex, quindi non è in posizione, vediamo giusto i primi 8, portafoglio, non c'è, non c'è, non c'è euro-dollaro, non c'è euro-dollaro per Chris, poi scendiamo giù, seconda fila, per Robin, Robin, questo è l'andamento di Robin, più 5% 2017, portafoglio, Bitcoin al rialzo tra i titoli analizzati oggi, per il resto nulla, non vedo, quindi questo era Robin, poi dopo Robin passiamo a, qui non, non neanche ci prova a dire il nome, il nickname, persona nuova in italiano, fa un più 30% in questo 2017, su Tesla in acquisto e su Bitcoin, conferma quindi quella che è la Tesla c'è una possibile flessione, Bitcoin direi insomma è quello che già vi ho fatto vedere insomma quindi questo abbiamo visto e qui c'è Fabio Lema che spesso lo ritroviamo tra i top investor che in questo 2017 porta un leggera perdita 0,58 vediamo se in posizione sull'euro da sì, è sì, aperto long su euro dollaro e anche euro yen e questa è la composizione del suo portafoglio e l'ultimo Carl Vediamo un po' se ha, ah, guardiamo che 2017 è 0,19, leggermente positivo. No, è long di euro franco svizzero però, è dollaro franco svizzero, pure al rialzo, insomma. Venduto franchi svizzeri in tutti i casi, tutte le situazioni. Bene, si chiude qui il, questo appuntamento con Video Se on Demand. Scrivetemi, scrivetemi le posizioni che avete in corso, tutto quello che insomma può essere di vostro interesse, per la vostra operatività. Appuntamento a domani, grazie per l'attenzione, arrivederci.